Dunque, Democrito, terza puntata, le qualità sono illusioni sensoriali. Allora, prima, in base a quello che abbiamo visto nelle due puntate precedenti, e forse avete anche già letto sulla dispensa, la filosofia di Leucippo e di Democrito, appunto, si può caratterizzare in base a alcuni termini, concetti fondamentali. Il primo è quello di materialismo, e già sappiamo cosa significa. Materialismo. Secondo, meccanicismo. Oh, no, ovvero la materia inerte, la materia inorganica è però dotata di moto, quindi è una materia meccanica, è una materia appunto che dà luogo a dei composti che sono delle macchine, e quindi in questo senso l'universo è una grande, enorme macchina composta da tante piccole macchine, da tanti ingranaggi che si scambiano continuamente l'uno con l'altro quantità di moto, no? Come appunto gli ingranaggi, come pensate anche semplicemente a una bicicletta, no? Alla corona, no? Di una bicicletta, e alla catena che permette il passaggio del movimento dai pedali alla ruota, no? Quindi una macchina molto semplice. Quindi meccanicismo, ma poi ancora causalismo. Allora, abbiamo detto che tutti i composti di indivisibili sono macchine che si scambiano quantità di moto attraverso dei contatti, attraverso degli urti, attraverso degli scontri. Da questo punto di vista, l'universo è un grande autoscontro. È una grande pista di autoscontro, ma gli urti che danno luogo allo scambio, alla trasmissione delle quantità di moto, la trasmissione del moto, sono rapporti di causa ed effetto. Sono codificati come rapporti di causa-effetto. Quindi, in questo senso, causalismo. Causalismo e infine determinismo, cosa vuol dire determinismo? Che no, le relazioni di causa ed effetto, in base alle quali il moto si trasmette e quindi tutto avviene, in base alle quali avvengono tutti i fenomeni naturali, queste relazioni di causa ed effetto sono necessarie. Sono determinate, vuol dire sono necessarie. Sono necessarie vuol dire che possono avvenire solo in quel modo e in nessun altro modo, che non ci sono, cioè, alternative, che tutto quello che avviene è assolutamente necessario. Niente poteva avvenire, niente può avvenire diversamente da come è avvenuto, da come avviene. Determinismo vuol dire questo, no, vuol dire quindi, se lo riferiamo a noi esseri umani, che noi non facciamo nessuna libera scelta, che tutte le nostre azioni sono determinate da cause precedenti, da azioni precedenti, fin da quando siamo concepiti. La prima nostra, la causa della nostra esistenza è il concepimento. Da quel momento in poi è una catena di cause ed effetti assolutamente inesorabili, immodificabili. E questo vale non soltanto per noi, ma vale per qualsiasi altra cosa, per tutte le cose, per tutti i fenomeni naturali. Ok? Ci siamo? Domande a questo riguardo? Vi sono chiari questi concetti? Sono concetti fondamentali. Tenete presente che il determinismo, no, è la negazione invece del
è il contrario del casualismo, del caso. Quindi niente succede per caso. Allora notate, causalismo, casualismo, cambia semplicemente la disposizione, no, di due lettere. Causalismo, casualismo, ma queste due parole sono appunto antitetiche, perché normalmente il causalismo implica il determinismo. Quindi causalismo è il contrario di casualismo, ovvero, anche se si usa più comunemente, si usa casualità, ma ovviamente in versione filosofica, per complicare un po' la lingua, causalismo, scusate, infatti ho sbagliato, casualismo, è facile sbagliarsi, quindi attenzione, causalismo, casualismo. Bene, detto questo, se non avete domande di chiarimento, andiamo avanti e affrontiamo il problema. C'è una domanda? Sì, dimmi. Ma non era l'universo che si era formato per una cosa casuale, in questo modo? Allora, no Daniele, l'abbiamo rispiegato anche prima. Casuale è solo il luogo e l'ora del primo scontro, ma il fatto che il primo scontro avvenga è assolutamente necessario. È chiaro? L'avevamo ridetto anche prima. Siccome, no, infiniti moti in un tempo infinito necessariamente prima o poi portano a uno scontro tra due di questi moti, lo scontro è assolutamente necessario, è determinato. Dove e quando? Certo, quello rimane un caso, quello è qualcosa di casuale, ma naturalmente è molto, diciamo così, è molto secondario, no? Ok, bene, comunque almeno abbiamo richiarito meglio questo aspetto. Adesso veniamo al problema fondamentale, ovvero, caro Democrito, se è vero, come sostieni tu, che la realtà è fatta di indivisibili e gli indivisibili sono soltanto qualcosa di quantitativo, hanno soltanto proprietà, caratteristiche quantitative, come mai noi vediamo i colori, noi assaporiamo diversi tipi di sapori, noi ascoltiamo diversi tipi di suoni, eccetera, eccetera? Come si spiega che per noi invece la realtà è qualitativa, è caratterizzata innanzitutto e soprattutto da qualità, e la troviamo bella proprio perché è colorata, proprio perché è variopinta, proprio perché ha delle qualità? La risposta, che in parte vi avevo già anticipato, è che le qualità sono soggettive. Allora, le proprietà quantitative sono oggettive. Perché? Perché sono proprietà degli oggetti, della realtà oggettiva, innanzitutto degli indivisibili. Invece le proprietà qualitative, le qualità sono soggettive, nel senso che dipendono dai nostri sensi, sono un prodotto dei nostri cinque sensi, secondo Democrito. Allora, per esempio, vi avevo forse già detto, il sale ci sembra al gusto, ci sembra appunto amaro, ci sembra salato, ci produce una sensazione di non piacevolezza, almeno soprattutto quando è in quantità eccessiva. Perché? Perché gli indivisibili, sostiene Democrito, gli indivisibili che costituiscono il sale sono delle specie di istrici, sono appuntiti, hanno la superficie angolosa,
e quindi no, pungono gli indivisibili del sale. Dunque la nostra lingua è ferita, il nostro palato è graffiato e tutto questo si trasforma, si traduce nella sensazione di amaro, nella sensazione di troppo salato. Mentre prendiamo lo zucchero, gli indivisibili dello zucchero sono belli tondi, belli lisci e quindi accarezzano il nostro palato e dunque questa carezza viene tradotta dai nostri sensi, in questo caso dal nostro senso del gusto, viene tradotta nella sensazione di dolcezza e quindi di piacere degustativo, per così dire. Dunque, è chiaro? Naturalmente in questo caso abbiamo proprio un contatto diretto, un urto diretto tra gli indivisibili e il nostro senso del gusto. Vale anche, naturalmente, questo vale anche per il tatto, ma come la mettiamo con la vista, con l'udito e con l'odorato? A noi non sembra di toccare, di scontrarci, no? Ci vediamo, io vedo voi, voi vedete me, ma anche quando non siamo a distanza, anche quando siamo in classe, ma non è perché i nostri occhi si scontrano. Come si spiega? No, oppure quando ci parliamo le nostre orecchie si scontrano. Dunque, come si spiega che abbiamo anche delle sensazioni visive, olfattive e uditive? La risposta di Democrito è: tutti i corpi, tutti i composti di indivisibili, quindi tutti i diversi corpi, emanano delle miniature atomiche di loro stessi, dei micromodelli. Ogni corpo emette dei micromodelli di quello che loro stessi sono, delle microcopie di se stessi. Sono appunto copie sempre formate da indivisibili, ma in numero, naturalmente in numero molto minore. Queste copie appunto sono emesse in tutte le direzioni e quindi entrano nel nostro occhio, si imprimono nel nostro occhio. E quindi noi comunque abbiamo un contatto diretto, abbiamo un urto, anche se non ce ne rendiamo conto. No, per tutti e cinque i sensi, secondo Democrito, la sensazione deriva sempre da un urto, da un contatto diretto, da un'impronta che un oggetto esterno dà al nostro organo di senso. La differenza tra il gusto e il tatto e gli altri, invece, gli altri tre sensi, la vista, l'udito e l'odorato, è che nelle sensazioni gustative e tattili noi abbiamo un contatto con i corpi interi, un contatto, diciamo così, macroscopico. Invece nel caso delle sensazioni visive, delle sensazioni olfattive e delle sensazioni uditive, noi abbiamo un contatto microscopico, abbiamo un contatto con le copie microscopiche, le copie atomiche microscopiche che tutti i corpi, anche i nostri corpi, in continuazione rilasciano, emettono, spandono, diffondono nell'aria, nell'atmosfera. È chiaro? Quindi se vedete me è perché una microscopica copia del mio corpo entra nel vostro occhio e lascia la sua impronta sul vostro occhio, ok? Diremmo meglio oggi sulla retina. Bene, è chiaro questo,
Questa spiegazione, è chiara questa spiegazione? Sì, domande? No. Vai, chiedi, sì, di. No, no, niente. Ah, ok, grazie, grazie della conferma. Allora, a questo punto... Di. Io avrei una domanda. Sì, vai. Ma, quindi, le proiezioni degli indivisibili, per cosa differiscono dagli indivisibili stessi? Per la grandezza, semplicemente perché i corpi si vedono, sono macroscopici, mentre queste immagini microscopiche, no, queste immagini microscopiche appunto non si vedono direttamente, non si vedono coscientemente, perché sono microscopiche. Ok? Sì. Io non ho capito, cioè da chi vengono diffuse queste proiezioni? Da tutti i corpi, perché allora gli indivisibili si muovono, tutti i corpi sono composti di indivisibili, ma gli indivisibili continuano a muoversi, quindi ogni corpo rilascia delle micro miniature di loro stessi che si spandono per tutta l'aria, si spandono dappertutto in continuazione in numero infinito. Ok, sì, dai, vai Giulia. Secondo me molto che non possiamo vedere i raccolti attraverso lo scontro appunto tra i nostri occhi e queste vitrofobie. Sì. In realtà secondo noi vediamo i corpi più piccoli di quello che sono o li vediamo comunque tra di uguali? Secondo me in realtà vediamo le copie, le microcopie, no? Sì, ma le copie sono uguali ai corpi e diciamo che questo non lo sappiamo come lo spieghi Democrito, però plausibilmente possiamo ipotizzare che siano sempre i nostri organi di senso che ne stabiliscono poi le giuste dimensioni. Okay. Perché comunque, ma sì, perché le dimensioni comunque, sì, diciamo, potrebbe essere in base a una proporzione, in base a una capacità di stabilire delle proporzioni. Adesso infatti vedremo che la nostra mente per Democrito ha una capacità di rielaborazione razionale. Appunto, adesso ci arrivo. Allora, a questo punto sorge un altro problema. Ma se appunto noi attraverso la conoscenza sensibile, attraverso le sensazioni e anche l'accumulo di sensazioni, dunque anche sulla base di un'ampia esperienza sensibile, conosciamo soltanto qualcosa di illusorio, qualcosa appunto di soggettivo, anche se di universalmente soggettivo, no? Perché vale per tutti i sensi di tutti gli uomini. Allora come facciamo a conoscere veramente la realtà? Come fa la nostra conoscenza a non essere illusoria, a non essere soggettiva, ma essere reale, oggettiva? È chiaro qual è il problema? La risposta di Democrito è perché la scienza, filosofare scienza, si deve basare non sulla conoscenza sensibile, assolutamente deve scartare la conoscenza sensibile immediata, si deve basare invece sulla conoscenza razionale. Si deve basare sulla teoria, si deve basare sul ragionamento puro. E in cosa consiste fondamentalmente, in prima battuta, la teoria, il ragionamento puro, la conoscenza razionale? La conoscenza razionale consiste in una, per così dire, retrotraduzione delle proprietà qualitative in proprietà quantitative. Siccome i nostri sensi trasformano le proprietà quantitative oggettive in proprietà qualitative soggettive,
La nostra ragione per conoscere com'è la realtà, per conoscere come stanno veramente le cose, deve elaborare il processo contrario, cioè deve invece tradurre le proprietà qualitative in proprietà quantitative e quindi in quanto quantitative misurabili. In altre parole, la scienza, l'unica vera scienza per Democrito è una scienza, è una conoscenza teorico-matematica, teorico-quantitativo-matematica. Si fa scienza soltanto se si descrive e se si spiega la realtà in modo quantitativo, completamente, unicamente quantitativo e quindi in modo matematico. No. Possiamo notare che in questa teoria della conoscenza, in questa gnoseologia, ma anche epistemologia di Democrito, vi è una convergenza sia con la teoria della conoscenza di Parmenide, sia con la teoria della conoscenza dei pitagorici. No. Convergenza almeno a livello epistemologico tra Democrito, Parmenide e i pitagorici. Ok, però attenzione, con una differenza importante. Una volta elaborata una teoria quantitativo-matematica, diciamo così, a valle, questa teoria comunque deve essere messa alla prova in base all'esperienza sensibile. E in cosa consiste la prova? In cosa consiste la verifica? Nel fatto che la teoria non deve contraddire l'esperienza sensibile, meglio, il contrario, l'esperienza sensibile non deve contraddire la teoria. Dunque, notate, una teoria non si può ricavare dall'esperienza sensibile per induzione, ma si può soltanto elaborare in maniera deduttiva, in maniera ipotetico-deduttiva. Tuttavia, per garantirne la verità, non deve essere contraddetta dall'esperienza sensibile, non deve essere smentita, confutata dall'esperienza sensibile. Ok? Bene. Se ci siamo, concludiamo invece sull'etica o morale di Democrito. Allora, a differenza di praticamente tutti i filosofi precedenti, per Democrito noi abbiamo un'anima, ma l'anima è la psiche, è qualcosa di fisico che si disgrega insieme al corpo. Non c'è, in altre parole, la psiche non è immortale. Ogni uomo ha una sola vita. Abbiamo un'unica vita, benché possiamo avere una vita unica. Come possiamo avere una vita unica? Basandosi sul controllo razionale, sull'autocontrollo razionale. Di che cosa? Dei nostri istinti, delle nostre pulsioni, dei nostri desideri. Per Democrito la ricetta per raggiungere il benessere nell'unica vita che abbiamo e quindi per rendere la nostra unica vita una vita unica è il governo della razionalità, il governo dell'intelligenza sui nostri comportamenti. Ovvero non la, appunto, la moderazione, ovvero la temperanza nel soddisfare i nostri bisogni, nel soddisfare i nostri desideri, anche facendo quello che lui ha fatto per tutta la vita, e cioè ricercando a livello filosofico-scientifico. No, la ricerca filosofico-scientifica è il mezzo migliore
per appunto ottenere un benessere in questa unica vita. E quindi da questo punto di vista il valore etico fondamentale, cioè il, diciamo così, ciò in cui consiste la felicità, è la serenità, è la serenità interiore, è la quiete interiore, è la tranquillità psicofisica, ma in particolare la tranquillità psichica, la calma, la calma. Ok, se non avete domande, 12:20 per oggi, anche per oggi abbiamo finito. Ha smesso di nevicare, però finora magari riprenderà. Ok, vi saluto. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, a presto. Ciao, ciao, ciao. Boom.